A 7 giorni dal voto, un nuovo affondo del New York Times contro Donald Trump. Secondo il quotidiano, il tycoon avrebbe evitato di dichiarare milioni di dollari di inizio anni 90 ricorrendo a strategie e delusione talmente dubbie da sollevare perplessità anche tra i suoi stessi avvocati. Il candidato repubblicano a sua volta sfrutta la sponda fornitagli dalle rivelazioni di WikiLeaks, secondo cui Hillary Clinton avrebbe saputo in anticipo alcune domande nei dibattiti delle primarie. Quel che mi interessa è che Hillary Clinton aveva le domande del dibattito, questa è grossa, ha detto Trump, e nessun media ha pensato di cambiare le domande e Clinton ne ha approfittato a lungo prima che venisse fuori la faccenda, ha detto durante un comizio elettorale in Michigan. Lo scontro in una campagna agli sgoccioli ma che non risparmia ed anzi raddoppia i colpi bassi continua anche sul ruolo del direttore dell'FBI, James Comey, accusato dai democratici di favorire Trump, soffiando sul fuoco dello scandalo email. Clinton intanto continua a puntare sull'idea che il suo avversario incarna il volto peggiore dell'America. Quando nel futuro i vostri figli o i vostri nipoti vi chiederanno che cosa avete fatto quando tutto era in ballo, voglio che possiate rispondere: ho votato per un'America migliore, più giusta, più forte, ha detto Clinton. Secondo gli ultimi sondaggi, la candidata democratica mantiene un vantaggio sull'avversario repubblicano, un vantaggio però sempre più esiguo, inferiore a 5 punti percentuali, complice proprio l'effetto delle nuove rivelazioni sul cosiddetto email gate.